Prima di iniziare con le vostre domande volevo dire due cose. La prima è fare le condoglianze alla famiglia Brunetti per la perdita del vostro caro collega Andrea e la seconda volevo chiedere scusa a voi e tutta la categoria per l'episodio increscioso che mi ha visto mio malgrado protagonista 15 giorni fa. Quindi se volete adesso potete iniziare con le domande. Alessandro, siamo Troncone, TRC. allora, mister, buongiorno. Provando un po' a rompere il ghiaccio, visto che insomma non hai parlato prima di Terni e dopo Terni, mi viene da chiederti se questo silenzio in qualche modo insomma, è servito, se così possiamo dire, ha aiutato un pochino a stemperare la tensione, se era questo l'obiettivo, in generale, un po' insomma, come hai vissuto queste ultime settimane. Beh, io le ho vissute come al solito, in maniera molto equilibrata, molto tranquilla, molto serena. La squadra a Terni ha fatto una grandissima prestazione, che purtroppo anche questa volta non siamo riusciti, non è servita a portare a casa quella vittoria che ormai manca da tanto, troppo tempo. Però la squadra ha fatto tutto il possibile. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento domani sera contro una squadra diversa. Però sapendo che possiamo giocarcela allo stesso modo. In maniera molto diretta, pur andando in controtendenza rispetto a quello che ha dichiarato il Presidente giovedì scorso, ti sei sentito o ti senti in discussione? Io mi sento tutti i giorni in discussione, mi sento in discussione come marito, come padre, come professionista del mio lavoro, come uomo quando cammino per strada, mi sento in discussione tutti i giorni, fa parte, ognuno di noi deve sentirsi in discussione. Poi questo ti permette, dal mio punto di vista, di fare le cose nel miglior modo possibile, dare il massimo in tutti i ruoli che uno svolge durante la giornata. Nel mio ruolo, nello specifico, la domanda che tu mi hai fatto, mi sento in discussione dal 5 luglio, dal 3 luglio, il giorno in cui ho firmato il contratto. Il mio obiettivo è quello di fare il massimo per il Modena. Poi non male che io mi sento in discussione, ma no adesso, sempre, quando mi alzo la mattina io mi sento in discussione, ma sentirsi in discussione significa riuscire a dare sempre tutto quello che uno può per quello che fa. Federico? Io ricordo più. Ciao mister, buongiorno. Ti chiedo in generale come sta la squadra, come sta Kauf, insomma, quelli che magari possono stare bene o bene rispetto agli altri. Beh, Fabio oggi si è operato, in questo momento sta operando, quindi abbiamo ufficialmente perso già di tutta la stagione. Guarino e Gargiù sono fuori, anche Castro, la partita è out. Insieme a Vandelli, che ha un forte mal di schiena, non è disponibile per questa, come non è stato per l'ultima gara. Per il resto, gli altri stanno tutti bene. Potrebbe essere confermato quello visto a Terni, il doppio trequartista, ci devi pensare, poi ti chiedo che Catanzaro ti aspetti domani sera. Beh, il Catanzaro gioca in maniera diversa dalla Ternana, quindi l'idea di usare il doppio trequartista è proprio per quello che di solito fa la Ternana. Il Catanzaro è una squadra completamente diversa, quindi sicuramente la strategia di gara sarà diversa. E il Catanzaro mi aspetto una squadra che ha entusiasmo, che sa stare molto bene in campo, che sfrutta tutte le occasioni che gli capitano. E questo è un grosso vantaggio in questo momento. È la squadra che sfrutta più di tutte le occasioni che crea, quindi grazie a questo loro hanno molti più punti di noi, hanno una sconfitta in più, ma hanno tante vittorie in più rispetto a quelle che abbiamo noi, abbiamo troppi pareggi rispetto a loro. Paolo Reggiani. Buondì. Ciao Paolo. Siamo alla vigilia di una partita importante, importante sarà anche per le successive, però quelle domani, e potrebbe assumere un particolare valore perché vi potreste mettere un pochino più al sicuro per quanto riguarda le classifiche. Quindi è un momento in cui c'è bisogno di tutti, no? I tifosi, dell'ambiente, della squadra, dell'allenatore. Io ti volevo chiedere qual è un po' la tua percezione a vigilia di questa partita anche sull'ambiente Modena, perché credo che nelle ultime settimane sia venuto fuori un quadro secondo me diverso da quello che è la realtà. Anche le stesse dichiarazioni del Presidente dove dice mi devo ricredere sul fatto che a Modena non vogliono bene a Modena. Anche in silenzio stampa dell'ultima settimana, forse insomma, non nel modo giusto, non nei tempi giusti. Cioè,
cioè la percezione vostra dell'ambiente di Modena, quando in realtà secondo me Modena è una città vicina alla squadra di calcio. È vero che ci sono state delle contestazioni, dei fischi, però credo che in questo momento ci deve essere, diciamo, una considerazione nei confronti di questo ambiente, perché poi se la squadra va in campo e percepisce un ambiente ostile, ovviamente può avere anche paura. Io credo che a volte invece non sia un ambiente ostile nei vostri confronti, ma sia ovviamente le minoranze rumorose possono sempre magari fare più effetto di chi non dice niente, non contesta, non scrive sui social. Però io quello che ti chiedevo è se questo ambiente ostile, che in apparenza potrebbe trasparire anche nelle ultime dichiarazioni, l'ho avvertito anche voi, oppure andate in campo consapevoli di giocare veramente in casa? Guarda Paolo, noi abbiamo una squadra calcisticamente molto giovane, ma io capisco anche la gente, perché quando la squadra non vince tante partite è normale che la gente può mugugnare, può criticare, ma fa parte del nostro mestiere, tornando alla domanda di Alessandro. Però noi abbiamo, c'è questa squadra, non questo è il mio 3° anno nei professionisti, quindi ho vinto, ho perso, sono stato contestato, sono stato allenato, le ho viste di tutti i colori. Però i ragazzi hanno bisogno del supporto della gente. E probabilmente col Bari hanno sofferto un po' questo allone di negatività che si respirava allo stadio, e la squadra in questo momento ha bisogno, i ragazzi, non io, è giusto che subisca delle critiche perché la squadra non vince, è colpa mia, però la squadra ha bisogno del supporto della propria gente, perché per chi è la prima volta che sente i fischi dei propri tifosi non è facile. Anche a me è successo 20 anni fa, 25 anni fa, e la prima volta che ti fischiano i tuoi supporters non è bello, però io capisco la gente, non sto dicendo che non li capisco, anzi li capisco. La cosa che chiedo e che lo devo fare per i ragazzi che vanno in campo, che hanno bisogno assolutamente del supporto della gente. Io credo che domani sera ci sarà questo team, se conosco bene questa città, quindi io credo che la squadra deve andare in campo, perché comunque l'ambiente di Modena è questo, ci sono azzerate le ambizioni, playoff, Serie A, bla 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 bla, poi c'è un obiettivo ben preciso e io credo e spero, credo che l'ambiente che avvertirete domani sera sarà un clima costruttivo. Sì, partiamo dal presupposto che in tutti i posti d'Italia, se le cose vanno male, non contestano a Modena, ma è normale. Cioè, non sto dicendo che non è normale. La cosa che chiedo è di aiutare questi ragazzi, perché loro hanno bisogno, più di me, più della società, del supporto della loro gente. Come Duzzi? Ciao mister, buongiorno. Chiedi un paio di cose, sono sempre a partite domani riferite all'attacco. Ecco, una parte c'è Catanzaro che è davanti, c'è Emilio Biasci che sono due attaccanti, insomma, in forma, che sbagliano molto, che attaccano molta profondità. Invece per le tue scelte in attacco all'andata mi un po' sorpreso schierando Manconi prima che punta un po' in movimento per muovere soprattutto i loro difensori, che sono praticamente quattro difensori centrali dietro. Ecco, potrebbe essere una tattica anche per domani. Sì, adesso non giocano più con quattro difensori centrali, perché giocano con due terzini e due difensori centrali rispetto all'andata, ultimamente giocano con quattro difensori di ruolo. All'andata è passato molto tempo, era ottobre se non sbaglio, e la strategia per quella partita pensavo fosse quella giusta, poi è andata bene perché abbiamo fatto il 1-94, cosa che nelle ultime due partite, nonostante le occasioni del finale, non siamo riusciti a trasformare in gol, sia col Bari, il palo di Strizzo nel 3° che l'occasione del 94, che 4 punti in più in questo momento sarebbe stata, stavo facendo una conferenza diversa, e quindi a volte la realtà viene spostata dall'episodio, perché se avesse fatto lo Strizzo al 92° col Bari e abuso all'ultima azione contro la Ternana 4 punti in più, oggi parlavamo di una squadra che è ripresa, che stava benissimo, invece parliamo sempre giustamente di una squadra che è in difficoltà. Noi non lo siamo, la prestazione di Terni lo ha dimostrato ancora di più. Luca Serafini e Belloni, scegliete voi chi vuol partire. Buongiorno mister. Ciao Luca. Ascolta, tu stai concludendo il tuo primo campionato da allenatore autonomo a un certo livello. Quale ritieni che sia l'aspetto nel quale sei cresciuto e meglio maggiormente, e quale ritieni invece che sia quello dove ancora devi pedalare?
Non lo so, Luca. Non lo so, si migliora tutti i giorni. Non c'è un'età dove uno smette di migliorarsi. Io più che le cose che ho fatto bene, faccio fatica anche a vederle. Io vedo sempre... Vedo il lato positivo della vita, però poi personalmente guardo sempre l'aspetto negativo. Le cose in cui posso e devo migliorare sono tantissime, ma lo fai con l'esperienza. Ho fatto degli errori che sicuramente in futuro gli stessi non farò, ne farò degli altri, perché chi fa sbaglia, a qualsiasi età non c'è, un'età dove si smette di sbagliare o di imparare. Ciao Paolo, chiedevo questo. La squadra reduce da alcune partite in cui un paio quasi quasi si poteva dire che si sentiva forse costretta a vincere, come tra l'altro Salò e Bari, perché erano partite che si giocavano in casa ed erano partite ampiamente a Terni. Ho visto una squadra che ha cominciato a capire che avrebbe potuto vincere dopo una ventina di minuti, perché i primi 20 minuti li ho visti abbastanza contratti. Domani ci sarà forse, tecnicamente parlando, guardando anche la classifica, forse la partita più difficile. Il fatto che si gioca contro una squadra come il Catanzaro, che soprattutto ultimamente sta facendo molto bene, la vittoria a Parma, anche la sconfitta con Pompei, forse non era meritata, può mandare in campo una squadra un attimino, tra virgolette, non deconcentrata, per l'amor di Dio, ma più tranquilla e più consapevole dei propri mezzi, sapendo che è una partita più difficile? Io penso al fatto che noi comunque in tutte le gare tranne la prima mezz'ora contro la Cremonese la squadra se l'è giocata alla pari, poi a volte ha giocato meglio, a volte ha giocato meno bene, però se l'è sempre giocata, e in tutte queste partite che abbiamo fatto fino adesso potevamo in qualche modo portare a casa anche il risultato pieno, che non siamo riusciti in tante partite. Come dicevo prima, la differenza tra noi e il Catanzaro sta proprio nelle partite che sono in equilibrio, che loro sono stati molto bravi a sfruttare e a fare tante vittorie. Perché se guardiamo, hanno fatto quei 12-13 gol in più che gli hanno permesso di avere 13 punti in più. A noi ci manca quello. Per il nostro percorso rispetto al Catanzaro ci manca quello. Noi abbiamo fatto 15 pareggi, loro hanno fatto la metà, poi hanno fatto 10 sconfitte, noi 9 sconfitte, hanno fatto 13 vittorie. La differenza tra noi e il Catanzaro sta proprio in quelle partite, tante, troppe, che noi abbiamo portato al termine in equilibrio, che in qualche modo potevamo e dovevamo portare a casa di più. Salvatore? Ciao mister, ti volevo chiedere sul Catanzaro, rimanendo sempre su questo argomento, una squadra che fuori casa non perde da due mesi, è sconfitta, l'hai detto anche tu, l'equilibrio non è che faccia proprio parte di questa squadra, e l'ultima è stata di Parma, se ti aspetti, cosa ti aspetti dell'approccio del Catanzaro, di quello che potrebbe fare domani, e insomma anche sul pubblico, visto che comunque ci sarà una bella cornice di pubblico, ci saranno tanti tipi di ospiti, questo è da dire, se insomma speri che in questo caso, anziché quello che è successo nelle scorse partite, cambi un po' anche quello, insomma, anche l'approccio del pubblico nei confronti della squadra. Beh, sicuramente mi aspetto una squadra, il Catanzaro, che viene a Modena a giocarsi la partita a viso aperto, con entusiasmo, con identità, ed è quello che ha dimostrato in tutto questo campionato. Hanno fiducia, hanno consapevolezza della loro forza, sia singolarmente che di gruppo, di squadra. Per quanto riguarda l'ambiente, l'ho detto già prima, io spero che la gente aiuti i ragazzi, perché a me è giusto che li fischiano, non c'è problema, ci mancherebbe altro, anzi, sono abituato, ne ho subiti molto di più di contestazioni di fischi in vita mia rispetto a quelle che subisco qua. Però la squadra ha bisogno della gente, ha bisogno del supporto, ha bisogno dell'aiuto, perché sono ragazzi che sono alle prime esperienze in alcune situazioni e da soli non ce la fanno sicuramente. Grazie. Rossano Donini? Nelle partite di Cenzo abbiamo visto dei grandi gol con tiri da fuori, anche il Modena ha tirato da fuori e sono una questione di qualità. Il fatto che non siano arrivati da noi adesso vi svelo un dettaglio che poi alla fine non ho mantenuto. Noi tiriamo tantissimo in allenamento, ci sono dei giorni nello specifico facciamo tantissimi tiri contro la Bruno in tutti i modi e calciano benissimo. Dopo Terni ho detto alla squadra che non avrei più fatto calciare, volevo farli arrivare alla partita con la voglia di calciare in porta, però non sono riuscito e ho fatto calciare una settimana. Professore, poi Giovanni, andiamo qua. Ciao mister, ti faccio due domande. La prima è questa:
Per me la partita con Cittadella e quella col Bari sono state le due partite della paura. C'erano due squadre in campo, là e qua, che tutte e due avevano paura, non c'era che qua col Bari. Secondo te la prestazione, sicura, confortante, addirittura tale da dominare la partita di Terni, può aver liberato la testa almeno da questa paura per i tuoi giocatori? E seconda domanda sul Catanzaro, hai già detto tu, ma i numeri lo dicono. Forse la squadra più cinica è il Modena, una delle meno ciniche, differenza... La più e la meno. Esatto, la più e la meno, no? Poi c'è un altro dato, che Catanzaro è la squadra che ha fatto meno falli, no? Quindi vuol dire che non la metteranno sul piano, cioè non saranno in Cittadella, tanto per capirci, no? Ecco, secondo te, visto che il Modena preferisce giocare a calcio e non fare battaglia, no? Secondo te può questo aspetto aiutarli un pochino? Non lo so, io so solo che il Catanzaro, a differenza di tante altre squadre di questa categoria, sa giocare a calcio, quindi preferisce avere la palla. Quindi quando più tempo hai la palla, meno possibilità hai di fare dei falli. E il Catanzaro è la squadra che ha fatto la media maggiore di possesso palla del campionato, anche se tanto possesso lo fa nella prima metà campo. È la squadra che sfrutta di più le occasioni che gli capitano. Noi siamo ultima per occasioni sfruttate, non per occasioni create, ma per sfruttate, che è molto diverso. E quindi i numeri sono quelli. Sono convinto che verrà fuori una buona partita, perché siamo delle squadre che hanno voglia di giocare a calcio rispetto ad altre partite che tu hai nominato, contro squadre che forse sono più sotto altri aspetti, che fa parte delle loro caratteristiche. La paura è andata via? La paura io spero di sì, anche perché i ragazzi hanno fatto in questo momento fare una prestazione come quella di Terni. Io la Ternana, io l'ho vista prima di affrontarla, è una squadra che ha vinto a Palermo, una squadra che a Genova con la Samba all'82esimo era 1-1, meritando il pareggio, e poi ha perso un po' le distanze negli ultimi 7-8 minuti, una squadra che ogni partita ha incolpato in casa, era sotto i due gol, ha fatto 2-1, e ha avuto l'occasione, ha preso un palo, è una squadra che si è giocata con tutti, noi non gli abbiamo permesso di fare quello che ultimamente, da quando ho cambiato allenatore, ha sempre fatto. E meriti vanno ai ragazzi, quindi se loro sono questi possiamo mettere in difficoltà chiunque. Giovanni Botti e poi un'ultimissima chiudere. Ciao mister, ti devo un paio di cose velocemente. Una, innanzitutto parlavamo di questa mancanza di cinismo, diciamo così, a Terni, che sono state 9-10 occasioni che non avete. Ma adesso, per riuscire a migliorare questa cosa cosa può dipendere proprio dall'inesperienza che dicevi prima dei giocatori di questa categoria, oppure un problema tecnico su cui lavorare? E la seconda cosa che ti chiedo, scusa, è su Tremolada. Si è parlato tanto in settimana del ritorno in Tremolada, che potrebbe essere il giocatore che è importante per questa finale di stagione del Modena. Tu come l'hai visto e se pensi che davvero lui potrebbe essere quello che dà la fantasia in più? Per quanto riguarda la prima domanda, ti do una risposta, ti faccio un esempio. Io credo che Duca come giocatore non abbia nulla di diverso o di meno di Strefezza. Hanno la stessa età, hanno le stesse caratteristiche, c'è una differenza, che Strefezza ha 300 partite professionisti e Duca ne ha 50-60. Quindi è proprio Strefezza, quando io allenavo in Sicilia al Siracusa, lui giocava alla Juve Stabia. Ed era un giocatore che già 7-8 anni fa giocava in Lega Pro, Edo ci è arrivato da un paio d'anni. E la differenza sta proprio nell'aver vissuto alcune situazioni. Io sono convinto che l'occasione che Edo ha sbagliato all'85esimo a Spezia all'andata, o quella col Brescia sullo 0-0, o quella di domenica, fa parte tutto del percorso suo di questi ragazzi. Più vivono queste esperienze, più con appunto l'esperienza riusciranno a sbagliare meno. Io credo che questa squadra manchi proprio il vissuto, mancano le partite. Le partite ti fanno, più partite hai e meno errori commetti. Credo che l'esempio Duca Strefezza sia giusto. Io Edo lo metto come valore a livello qualitativo a Strefezza, con meno partite. Tremolada sta bene, ma sta bene da un po', e come dicevo prima è stato penalizzato dal cambio sistema dopo Parma, da Parma in poi, e oggi sta bene. Se dovessimo continuare con un sistema diverso, lui è quello che ci può dare qualcosa in più in questo momento. Grazie. Prego. I due Paolo. Ma continui con questo schema tattico di Terni oppure? Potremmo continuare, ma anche giocare con Tremolada tornando a qualcosa di diverso. E ci tengo a ricordarvi che
che il Modena negli ultimi 2 anni a ridosso di Pasqua ha risolto i suoi problemi. 2 anni fa, ad aprile, ha fatto gol di risolto anni. O risolto? Risolto. No, no, 2 anni fa non era da risolvere, era solo da vincere la partita. Quando fece gol Gagno, mi pare che domani Gagno non farà gol. Di solito il portiere deve fare altro. Vabbè. E l'anno scorso ha vinto a Perugia e si è praticamente salvato. Però la domanda è questa. Avete dato... di Gelli. Sì, esatto, certo. Sei, conosci la storia bene. Quindi non succederà nemmeno nell'anno. Un dato che comunque risolve il problema. Comunque di 2 anni è andata così. Chiaro che aprile siamo a ridosso alla fine del campionato, però sono stati 2 momenti decisivi, quindi speriamo che essendo aprile a ridosso di Pasqua. Però la domanda è questa, voi avrete dato un'occhiata al calendario, alla vostra situazione, secondo te qual è la quota salvezza di quest'anno? L'anno scorso erano 42, quest'anno mi siamo 41, quest'anno 41 mi sembra un po' poco. Secondo te qual è la soglia tranquilla con 6 partite da giocare per voi 39 punti? Quindi insomma. Sai Paolo, da ogni settimana la quota salvezza può cambiare. Ad esempio l'ultima settimana di quelle sotto non ha vinto nessuno e quindi si è in qualche modo passato di qualche punto. Se la settimana scorsa si parlava di 45, adesso può essere 43, 44, non lo so. Poi ci sono tanti scontri diretti, e dipende da quello che fanno le squadre sotto. Ultimamente tante stavano vincendo, invece l'ultima giornata, se non sbaglio, nessuno di quelle sotto ha fatto punteggio pieno, quindi se sotto pareggiano, non vincono o perdono, è normale che si possa abbassare. Io credo che ci vogliono ancora 3 partite per determinare esattamente quello che può essere la quota salvezza, ma anche quello. Paolo Vecchio, chiudere. Ciao mister. Ciao Paolo. Io ho due curiosità. Una è, parlando un po' del Catanzaro, no? Nel girone d'andata noi abbiamo vinto là, e tra l'altro eravamo una squadra che eravamo accreditata su quei livelli, eravamo. E c'è quella fotografia del Modena che per buona parte dell'andata, diciamo quasi tutti i giorni d'andata, è stata una squadra che usciva tra gli applausi ed era osannata un po' dal pubblico, in un caso che anche i numeri delle presenze allo stadio erano importanti. Poi c'è il Modena di adesso che è un po', diciamo così, un po' nella bufera, un po' contestato, preso i fischi. La prima cosa che ti chiedo è cosa è mancato al Modena? E al di là delle vittorie, perché quelle sono anche frutto di altre cose, cioè non solo del caso, degli episodi. Cos'è mancato a Modena per mantenere lo standard che aveva all'inizio per buona parte del girone d'andata e semmai crescere? E poi l'altra cosa che ti chiedo è, a livello personale, come affronti questo finale di campionato? Cioè, con quali aspettative tu hai anche in prospettiva Modena hai dentro? Rispetto all'andata io la penso forse diversamente da te, se sono riuscito a capire la domanda. Io credo che nel ritorno tra Sampdoria, Spezia, Pisa, Cremonese, Ternana, ci metto anche Cosenza, la squadra poteva ottenere almeno 3-4 vittorie. 3-4 vittorie sarebbero stati 8 punti in più. 8 punti in più avremmo 47 punti ed era quello che abbiamo fatto all'andata. Quindi credo che sono mancate proprio quella stoccata finale che ci permetteva di rimanere aggrappate alle prime. Per quello che la squadra ha dimostrato in queste partite, perché quelle che abbiamo perso l'abbiamo meritato e neanche forse fino in fondo, penso alla Federalpi e alla Cremonese. Quelle che non abbiamo vinto, che abbiamo pareggiato, più di una nel ritorno rispetto all'andata, meritavamo di vincere. E io, la mia idea è quella che Sampdoria, Venezia, Cremonese, Pisa e Spezia e Terni sono state sempre le più belle partite del campionato che ha giocato il Modena, però non sono servite a portare a casa il risultato pieno. Questa è la differenza rispetto all'andata. Come io il momento lo vivo, io vivo il presente, non penso né a quello che è stato. Certo, quello che è stato mi serve per migliorarmi, per non sbagliare di nuovo, fare gli stessi errori, ma il futuro non mi interessa, io vivo l'oggi, neanche domani. Per me oggi era far bene la rifinitura e domani è pensare alla partita. Non mi interessa quello che è la durata del mio contratto, quello che può esserci alla fine di questo campionato. Non fa parte del mio modo di vedere la vita, lo facevo anche da calciatore, sia che avevo sia che non avevo il contratto. Vivevo sempre la giornata e penso che tutti, ma chi fa il nostro lavoro, deve vivere il presente per poi far meglio il futuro.